Io stamattina ho sentito il dovere, assieme a mio padre Domenico Savio e ad altri compagni di Ischia, di essere qui per esternare solidarietà concreta a Giosi Gerardo della Ragione, ai ragazzi di Fribacoli, soprattutto a tutta la cittadinanza attiva, alla parte sana di Bacoli che si batte contro la mala politica, contro il malaffare in questa città. E ritengo che ognuno di noi debba dare un contributo concreto, oltre che attestati verbali o comunicati scritti. Io faccio l'operaio in un albergo, per passione faccio il giornalista e cerco di dare sempre voce ai senza voce, cerco di dare sempre voce alle battaglie sociali, ovunque queste prendano piede. E sempre per passione, non per professione o per guadagno, tengo una trasmissione settimanale sull'emittente televisiva interregionale Giuditalia che si chiama L'Isola Verde, perché si occupa delle problematiche sociali che attanagliano l'isola d'Ischia. Ebbene, giovedì prossimo alle 18:30 dedicherò l'intera trasmissione alla questione di Bacoli, all'attentato a Giosi della Ragione. Anche se è una trasmissione che, ripeto, tratta dei problemi dell'isola d'Ischia, ma noi sappiamo che i problemi dell'isola d'Ischia sono i problemi di Bacoli, di Napoli, i problemi della cittadinanza sono i problemi di tutti. Io ho sentito tanti interventi interessanti, anche prese di posizione sui giornali che ritengo molto importanti. Però una cosa che diceva prima Domenico Savio, io a microfono la voglio riconfermare, una cosa molto importante. L'amministrazione comunale di Bacoli dia solidarietà concreta a Giorgio Gerardo della Ragione ritirando la denuncia da parte di questi signori di diffamazione nei confronti non solo di Giorgio Gerardo della Ragione, ma di tutti i coraggiosi ragazzi di Tripacoli che quotidianamente si battono per la rinascita di questa città e che sono stati letteralmente umiliati con quella denuncia. Un'ultima cosa importante che può sembrare anche avulsa da questo contesto, dalle dinamiche che poi hanno portato all'attentato vile nei confronti di Giosi Gerardo della Ragione, ma che invece non è così. Noi oggi viviamo in una vera e propria dittatura, dove chi cerca di dire la verità, dove chi cerca di denunciare fatti e misfatti che avvengono nelle proprie città viene additato quasi come un sobillatore, quasi come un terrorista, e questo è vergognoso. Viviamo in un paese dove le forze politiche che governano in Parlamento stanno per approvare una legge elettorale fascista con la quale tenere fuori dalle istituzioni ragazzi come Giosi Gerardo della Ragione, persone oneste che vogliono difendere solo ed esclusivamente gli interessi del popolo e dei più deboli. Il Partito Democratico, Forza Italia, all'interno del Parlamento si stanno rendendo responsabili dell'approvazione di una legge elettorale fascista con la quale si vuole tappare la bocca a chi vuole quotidianamente battersi per la rinascita del proprio paese. E vi dico che se il potere politico locale oggi potesse tenere lontano dai banchi del Consiglio Comunale Giosi Gerardo della Ragione, ripeto, che rappresenta la parte più pulita della cittadinanza di questa città, lo farebbe così come stanno facendo a livello nazionale in Parlamento, dove stanno legiferando leggi antidemocratiche, fasciste e repressive. Un'ultima cosa voglio dire, perché a noi capita lo stesso a Ischia, noi facciamo un'attività politica parallela, ci consultiamo con Giosi quasi quotidianamente. Io sono il figlio di Domenico Savio e da quando ero piccolo abbiamo ricevuto minacce di morte, persino a volto scoperto. Un paio d'anni fa mio padre furono affissi di notte addirittura i manifesti di morte per dire tu per noi sei morto. Lui oggi è in consiglio comunale. Questo è il trattamento che la società, la parte peggiore della società del nostro paese, riserva a chi ha il coraggio di alzare la testa e di dire la verità. Ebbene, io lo chiedo ufficialmente qui questa mattina
all'amministrazione comunale, a tutto il consiglio comunale di Bacoli, di liberalizzare le riprese in consiglio comunale. È vergognoso che si pongano dei limiti alle riprese dei civici contesti. Lo stanno tentando di fare a Forio, dove hanno chiamato addirittura i vigili urbani per far cacciare fuori il consigliere comunale Domenico Salvo. Hanno tentato di farli cacciare fuori con la telecamera. Questi vogliono tenere nascosti persino le pubbliche sedute dei consigli comunali. Questa è dittatura. Questi sono letteralmente atti intimidatori verso il diritto alla parola, verso il diritto soprattutto alla diffusione delle notizie. Io concludo questo breve intervento esprimendo piena solidarietà a Giosi Gerardo della Ragione, ai ragazzi di Fribacoli, ma soprattutto con un appello alla cittadinanza. Tenete conto del clima di intimidazioni che c'è nel nostro paese, in Italia, a Bacoli, a Ischia, come altrove, nel momento in cui andrete a votare. Prendete a calci nel sedere, in quel momento, chi politicamente e istituzionalmente è il responsabile di questa vergogna. Grazie. Allora, innanzitutto io volevo dire che noi studenti siamo solidari a Giosi per le sue lotte, pensiamo, vediamo in Giosi un esempio che debba essere preso da tutti i giovani che vogliono intraprendere questo percorso di lotta, e vorrei invitare soprattutto i più giovani a non fermarsi quando diciamo vediamo che il nemico, il nostro nemico, che può essere la camorra, che può essere il responsabile del disastro ambientale, che può essere diciamo chi sfrutta i nostri territori, chi usa diciamo il nostro lavoro per arricchirsi, a non fermarsi quando vede il nemico diventare sempre più forte, a non fermarsi, perché diciamo l'atto intimidatorio che è stato fatto a Giosi è un segnale che vuole essere dato a chi vuole ribellarsi, e noi non possiamo permettere che atti come questi fermino chi vuole veramente ribellarsi. E quindi diciamo in quanto studenti vogliamo dire che questo atto di solidarietà deve essere diciamo seguito da una necessità, che è quella di portare avanti tutte le lotte, è quella di unirci, è quella di seguire l'esempio di Giosi e prenderlo veramente, farlo nostro e seguirlo in quanto giovani. Salve a tutti, io sono Domenico, faccio parte anche di Fribacoli, vorrei fare un intervento veramente breve per sottolineare una cosa, perché le cose vanno sottolineate, così come è stato sottolineato all'inizio che l'incendio è stato doloso, così come è stato sottolineato all'inizio che nessuno ha fatto questo per ha creato questo evento per ragioni, ed è stato detto questo in paese, è stato detto per ragioni di propaganda, certe cose bisogna sottolinearle. Io volevo sottolineare adesso la presenza di tutte le forze politiche, più o meno tutte le forze politiche che rappresentano Bacoli in Consiglio Comunale. Oggi sono venuti tutti e noi veramente facciamo un plauso alle forze politiche che ci sono state. E io non voglio sperare, sono sicuro, assolutamente sicuro, che come la vostra presenza, così la loro, non sia soltanto forma, ma sia sostanza, sia una solidarietà sostanziale, perché provate a immaginare se tutto questo fosse stata soltanto una passerella, provate a immaginare se le forze comunali, cioè le forze politiche che ci amministrano il Consiglio Comunale, provate a immaginare se queste forze hanno fatto un intervento del genere di solidarietà condannando questi atti camorristici, provate a immaginare se queste fossero soltanto passerelle. Questo vorrebbe dire che loro sono conniventi, potrebbe voler dire addirittura una connivenza veramente materiale, oltre che ideologica. Quindi provate a immaginare se tutto questo fosse soltanto forma e non sostanza. Noi siamo assolutamente certi che tutti gli interventi che sono stati fatti oggi da parte delle forze politiche locali sono state fatte con piena consapevolezza e rappresentando una sostanziale solidarietà. Inoltre volevo porre l'attenzione sul simbolo che è Fribacoli, perché questo è stato un argomento che è stato trattato, ovviamente è ovvio trattarlo quando si parla di legalità, c'è la solitudine. Il nostro simbolo, ci ho pensato adesso mentre ascoltavo gli interventi precedenti, è una mano. Come vedete, una mano è composta da cinque dita.
un dito soltanto, se io colpisco lei con un dito soltanto non fa niente, però provate a chiuderle tutte e cinque e vedete come fa male. Noi abbiamo colpito con una potenza devastante degli interessi che sembrano più grandi di noi ma che non sono più grandi di noi, perché noi li abbiamo colpiti con forza e questa è stata la reazione, questo è stato un atto intimidatorio che è la reazione di una bestia ferita, perché sono stati colpiti nei loro interessi più grandi. E quindi se questo è stato un atto di reazione, noi diciamo che come ad ogni azione risponde una reazione uguale e contraria, che anche la nostra reazione sarà uguale e contraria, ma non con la violenza che hanno dimostrato loro, con la violenza delle parole e con la violenza dei fatti, con la violenza delle nostre interrogazioni in consiglio comunale, con la violenza dei nostri eventi, questa anche è violenza, e noi colpiremo con una violenza devastante così come abbiamo fatto fino ad adesso. Grazie.